Salve, prima lavatrice. Molto piacere, sono il regista. Prima lavatrice. Avevo capito, eh. Allora, per prima cosa, parli inglese? Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Grazie. Te l'ho detto, parli inglese? Vai tranquillo, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. What's your name? 28 a febbraio. And where are you from? Yes. Yes, I'm from. And the cast is? Una parte del corpo. Bravo, l'inglese lo sai. Allora, prima di iniziare il provino è vero e proprio. Dai, ci scaldiamo un attimo, ti faccio due domande private. Vai tranquillo. Tipo, dai, cosa fai nella vita? Ah, nella vita. In maniera un po' stringata però, In maniera stringata. Cioè, in maniera succinta sarebbe. In maniera succinta. Asco, in due parole. Un cazzo. Cioè, c'ho un'azienda di conduzione familiare. Ah, ecco. Siamo io, Massimo Toppone, culo di biombo, Pommasotto, mezza pitorra e Antonello 7 secondi. Una cooperativa? Di consumatori. Ma tipo la Coop? È una cosa del genere. E in che ramo si colloca questa azienda? Siamo nei servizi. E come si chiama? City Ashish. Cioè, questa è una cosa illegale allora, cioè. Abbiamo preso anche il contributo regionale. E perché? Perché leviamo la droga dalle strade. E come fate? Spacciamo porta a porta. Un'idea innovativa. Ma almeno un'azienda sana. In netta crescita. Ah, bene, quindi state assumendo. Abbastanza. Cioè, ma avete molti dipendenti? Abbiamo diversi tossicodipendenti, stiamo ampliando, ecco. Però lavorate soltanto in provincia di Sassari. No. Bensì? Cosa sarà? 20 minuti fa ero a Cagliari per una consegna. 20 minuti, dai, io, dai. 20 minuti fa ero a Cagliari per una consegna. Ma non si può fare da Cagliari alla Corte in 20 minuti. E ho bucato anche me. E cosa c'hai, un mezzo personale? C'ho un mezzo personale. Un elicottero? No, c'ho un vespino special. E come fai col vespino? Ah, perché ci hai messo il marmittino. Ci ho messo il motore di una Golf GT Turbo. Aspetta un attimo, lo disturbiamo, sta telefonando, vai tranquillo. Ah, chi è? Da Roma, Da Roma. E quindi chiamano qua, al cellulare. Ma chi, la polizia di Roma? No? A me, passa ma a me, dai. Ah, di quello che non si rompe. Ma sta già andando, se schiaccia è finita. No. E ha schiacciato. Pronto! Chi è? Io chi? Di dove sei? Capo di Fezza, aga! Aspetta che ti passo un amico. Oh, palazzo, Niaguro. Aspettiamo che finisca, che non mi sembra bello. Allora, mi prendo una sedia, allora. Ciao Paolo. Allora, ci siamo. Stavamo dicendo, scusa. Che ci hai messo questo maledetto, che hai messo il motore di Golf nella... Ci ho messo il motore di una Golf nel vespino special. E dove l'hai preso il motore della Golf? Dalla macchina di mio fratello. E quindi adesso tuo fratello va a piedi, abbiamo capito. Mio fratello nella Golf c'ha il motore di un pullman. E dove l'ha preso il motore del pullman? Dal pullman di Babbo. Perché vostro padre c'ha un pullman. Siamo una famiglia numerosa. Vabbè, allora c'è il pullman, però adesso è senza motore. No, babbo, nel pullman c'è il motore della Tirrenia. E allora adesso la Tirrenia è senza motore. La Tirrenia c'è il motore del mio vespino. Non so se l'hai mai presa. Io sì, magari anche poi. Il rumore che fa, che sta entrando in coppia. Allora, mi sembra che siamo caldi, dai, allora iniziamo il vero e proprio provino, che è così, allora. La prima cosa devi fare finta di suonarne un citofono.
Non ci so come, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Aspetta un attimo che c'è qualche problema qua. Ancora una vedi. Dai, andate a giocare sulla strada che continuano a passare macchine. Deviate il traffico. Cosa c'è, Belabè? Cosa c'è? Non c'è un posto con delle siringhe, con dei vetri rotti? Qualcosa. Che giocate a fare? Un deposito di benzina, no? Non c'è. No. Aiuto, per prima cosa deve suonare un citofono. Esatto. E dove cazzo è il citofono? Non c'è, è una cosa fittizia. Ah, io roba fittizia non ne tocco, eh. Ci sa mai ti pigli la SARS, no. Ascolta, è fittizio nel senso che non c'è nulla. Ma tu fai solo il gesto e Melchiorre ti fa il suono. Prova, dai, prova. Oh, e ci voleva tanto. Bravo, bravo. Dai, di nuovo, dai. Esatto, allora, questo è il meccanismo. Adesso se smetti un attimo ti spiego il resto. Sei cortese, basta con questa mano! Che devo spiegare il resto? Allora, dindo. Ho detto basta con la mano, eh! Ti sbatto fuori! Allora, din don, chi è? E tu dovrei dire. C'è Gigi? Din don? Chi è? No, veramente. Cioè, quando ci tocco io, chi è? Allora, fatti chi è l'amicizia lunga, sono qua da stamattina alle 7. Lei va pure i baci, ci c'ho bene. No, ma beh. Con una manica rossa, manica rossa, manica rossa. Chi è? Ho detto che sono qua la stamattina alle 7, sono un po' stanco, perciò mi ascolti e fai quello che ti dico, oppure aria. Non ci so quello, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Dindon, chi è? E tu dovrai dire, mi raccomando però, c'è Gigi? C'è Gigi. Allora ci dirà no. No. E tu? È la cremeria? È la cremeria. Allora ci dirà salga. Salga. Tutto qua, è facilissimo. Una cazzata, dai un pronto. Sempre sei capito. Vai tranquillo. Se no rispiega. Vai tranquillo. Ci siamo. Suona. Chi è? Buonasera signora, sono Pino la lavatrice. Ascolti, non è che per caso in casa c'è suo figlio, no? Ma cosa cazzo sei di zen? Ma ti stai presentando? Non è che qua non si presenta nessuno, eh? E cos'è, uno spot di maleducati? No, è che ti devi attenere a quello che ho detto io prima. Ci sono problemi, tu mi dici a quello che mi devo attenere e io mi attengo. Attieniti che ripartiamo, eh? Chi è? C'è. E chi ci sono i cannoni? C'è Girolamo! Chi? Non mi veniva quell'altro? Gigi! Mi? Gigi! Se tu potevi suggerire! Che baciato! Ripartiamo, vai tranquillo! Si è incastrato il campanello. Non si è incastrato niente, se tu rimani così Melchiorre continua a suonare. Oh, Minchiorre. Ma si chiama Melchiorre. E poi anche tu Melchiorre, ma cosa c'entra la musica della Barilla se stiamo suonando a casa di Gigi? Beh, dove c'è Barilla c'è casa, no? Magari è casa di Gigi. Chi è? C'è Gigi? No! Allora che cazzo è? C'è nato l'appuntamento di Cefienine che ci crepiamo la cremeria. A te, ma cosa te ne importa? Dove è andato Gigi? Voglio sapere dov'è. Ma che è importante? Ha fatto il bidone. Ascolta, allora te lo dico io. Gigi non c'è più. Oh. È morto. Oh. Dì, ma se è morto, cosa cazzo suona a fare? Mi vuoi far fare la figura di merda con la madre? Che citofono? C'è Gigi? No! Gigi è morta! Scusi signora, ci ho sbagliato il citofono! Ma era un esempio, tu ti vuoi pappare il gelato, hai capito? Buffona di capo, Gigi! No, vai tranquillo, ho capito, vai tranquillo.
Chi è? C'è Gigi? No. Fumo ti serve? Cosa? Siamo qua, uniamo tutti dal direttevole, saliamo su, se fumiamo due cannoni, ci sale lo sbrano e se crepiamo la cremeria. Scusa, facciamola, adesso noi ci invertiamo di posto, ci invertiamo di ruolo, cioè tu fai la mia parte e io la tua e vediamo se almeno così ce la fai. Fallo bene, se no ti sbatto fuori. Sono qui stamattina alle 7. Donna Giugana. Sono chi è? C'è Gigi? No, la cremeria, sale. Vedo che te lo ricordi, eh? Incontri ravvicinati di un certo tipo. E si è invertito anche quel chiorre. E chi è? E cucù! E chi sarà mai la strega cattiva? Strega cattiva? Allora non sali! Non ne prendi il cremerie, hai fatto la cattiva a carbonchio! Con chi stai parlando? Oh, la strega cattiva! Ma non c'è nulla, è una cosa fittizia! Cazzo, ma tutto fittizio avete qua dentro! Una cosa in plastica, non ve la mettete? È il tuo tono di voce che non va bene, che sei querulo! No, querulo è babbo d'uio! No, no. Tu a me quello non me lo dici, capito? Altrimenti non lo so. Che cosa fai? Dai? Non lo so, ti pongo le mani in naso. Ma smettila che non è un insulto, tu sei un ragazzo giovane e ci avrai un timbro di voce più virile, non è che puoi dire chi è? Eh? Ah, più virile, dai. Oh. Chi è? Esagerato. Ho detto chi è? Se lo dico un attimo. Mica me lo scendo. C'è Gigi. Non c'è Gigi, c'è suo. Vattene a casa a rompere il coglione a vostra cantante. Troppo querulo era. Adesso se non lo fai come ti ho detto io ti sbatto fuori. Vai tranquillo. C'è Gigi d'Alessio? Hai visto che cazzo è? Adesso la facciamo l'ultima volta, eh? O viene bene bene oppure aria, eh? Però devi fare concentrato. Concentrato. Dai che stavolta ce la facciamo, eh? Un attimo, sono Cuca Candy! Ma cosa c'entra questo? Cazzo, concentrato! Ma non in quel senso là, fuori! Non ammala! Oia, oia! Cosa c'è? Ti senti male, figlio? Oia, 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 oia! Ma dove sei? Cagandi, si occupa! Dietro c'è spuglia, oia, oia! Filippo, dai! Oia, 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 non ne vuole uscire, no! Spingi, figli, spingi! Filippo, ma te le hai tolte le mutande? Ah, mica cos'era, mica. Le foglie? Ah, il cata, ma una creatura giù fatto. Se ti prendo. Cioè, aiuto, ma si muove. Ma cosa si muove? Ma mi sta strangolando. Aiuto, mi sta strangolando. Ti ho detto mille volte di non fare la pupù sui gatti. Ecco cosa mi pulisco io, po. Col gatto, se non gliela fai sopra. Te, musita. Te, cata. Neu. Fili, eh. Oh, ecco qui. Perché c'ho le gambe corte. Ciao. Sei contento, Fili, che babbo ti ha portato all'ippodromo? Cata una paranoia. Guarda che è un bel posto, eh. Bello. E poi nella natura, senti l'odore che si respira nell'aria. Inala, Fili, lo senti?
Questo è l'odore della natura. Fiago del mese, beba. E allora? Si dice, guai a temi. Guarda che babbo prende una palla e te la tira in testa, te la tira. Esagerato, non ce l'ho la palla. Ci torni a tornarci, tornando. Ma da dove? Ma, per questa volta passi, no? Ma... Oba, a te non mangi un seme d'anguria? E dammi un seme d'anguria. Che? Grazie, figlio. Figurati. Oba, a te lo mangi un altro seme d'anguria? E dammi un altro, quanto sono affettuosi i bambini. Che? Grazie. Tu, cosa hai visto, figli? Tu, oba. Eia. Cosa stanno facendo quei due cagnetti là in fondo che sono uno sopra l'altro, agitati? E tu non li guardare, quelli là, che... quello che sta sopra si è fatto la bua. Allora quello che sta sotto è un suo amico. Se l'ha caricato in spalla, lo sta portando al pronto soccorso. Adesso ho capito da dove arriva quel detto che quando aiuti qualcuno poi va a finire che rabbigli sempre in culo. E allora? Si dice, vuole babbo? Vuole babbo? Ma sono io babbo. Ma ci torni a tornandone. Ma dove? Mica babbo ti butta dalla finestra del quinto piano, ti butta. Ma se abitiamo al primo, Fili. Chiede il favore, avvicina, ti butta. Questa è una buona idea, lo sai. Per questa volta passi, no? Ma che sia l'ultima che mi stai indispettendo adesso. Ma te lo mangi un seme d'angurio, babbo. E dammi un seme d'angurio. Che? Grazie. Ascolta, Fili, ma toglimi una curiosità. Tutti questi bei semi d'anguria, ma dove li hai presi? Io, babbo, è una cagata, no, che è pieno. Ah, babbo, queste cose si danno? E cosa fai? Li butti? Li lasci dove li hai trovati. Dai, non te lo do più, no? Maledetto. Basta! Ti do una sussa adesso. Me l'hai già data. Queste cose qua... Oh, babbo, oh, forza. No. E beh? Sta guardando. Ma cosa sta guardando che ho dato il colpo qua io? E torna tu a toccarmi che il citofono azzurro. Il telefono a telefono azzurro. Ehi. Te la sei cercata perché non si dà la roba presa da terra che può essere drogata. No, non è drogata. È piena di meglio, ma non è drogata. Fili, qua, vedi. Con queste brutte parole. Cosa c'è? Oba! Che cos'è quello? Un passeggino, eh? E cosa c'è dentro? Una bambina o un bambino? Ma cosa ne, insomma, cosa te ne importa? È lontano. Controlla. Ma cosa controlla a fare? Controlla. Cosa vuoi che controlli? Guarda, dai, c'è un fiocco rosa, sarà una bella bambina. Cosa? Vai a mettermi le cose, vai. Vai che stasera si preme forte, vai. Cosa fai? Vai che si schiaccia. Ma Fili, ma cosa vuoi schiacciare? Che c'hai 4 anni e ci avrai un cosetto così. Ma torto che la balla, barone. Ci dice, guai a te, guarda che babbo prende il trattore e ti arami. Fili, non ti posso arare che non c'ho. Ma ci torni a tornandone in salita. Guarda che se non fai la prova non ti compro niente. Ma me lo compri un cagnolino? No, cagnolino non pacco un cagnolino piccolino, me lo compri? No, allora no, figli, i cani no, perché i cani scorgono, bisogna vaccinarli, quelli riportare fuori. Un cagnolino piccolino. No, niente, e poi non c'hai già Pinuccio. Vabbè, ma Pinuccio è un cane a merda. Però è affettuoso. Affettuoso, lo chiami e ti mette le zampine piene di cacca sopra e ti... Poi gli tiro un bastone e ci mette 6 giorni a portartelo. Però te lo porta. Sporco. Cosa c'è adesso? Cosa c'è? Oba. Eia. Che cos'è quello? Ah, ma quello là, ma quello lì, Filippo, è il cavallo. Te, cucciù, ciao, sali. Ma non ti sente, Fili? Te, cucciù, ciao, lile. Te ne parte un attimo un sigla così, no, dai. Cosa hai visto adesso? Oba. Eia. Oba. Cos'è quella cosa che ha il cavallo lei? La coda, Fili. Ma la coda? E allora? Appena più. Ah, dall'altra parte? La criniera. No, non è neanche la criniera.
C'è la coda e la criniera e poi c'è quella cosa. Ah, ma quella in mezzo, quella che lì, penzola. Quella lì, Fili, si chiama la staffa. No, la staffa te l'hai fatta due al solo. Ah, io, quante zampe c'ha, forza? Quante zampe vuoi che abbia? Fili, il cavallo è un quadrupede, c'ha quattro zampe. E quelli lì, un cincupede ce ne ha cinque. Una non tocca a terra, quella lì. Non guardare, il nome è Bocelli. Bocelli. Non guardare. È una musa che ti stanca. Basta. Quella lì, Fili, è una brutta malattia. Poverino. Hai capito? Piccolino cucci cucci cucci. Il cavallo c'ha una bruttissima malattia. Io pa, e tu dagli un bacino che gli passa, vai. Guarda, non si può fare, fidati, no? Allora tu gli prendi una pomata della spalma e vai. Cosa pomata, figlio? Non si può fare niente, se ne sta così com'è il cavallo. Oh. Il cata mi ha malato forte. E c'ha una brutta malattia. Una brutta malattia è quella. Oba. L'avresti voluta tu quella malattia? Leggiamo due giornali, mi. Due giornali. Si è spento l'uomo che si è dato fuoco. Tromba marina per un quarto d'ora. In 500 contro un albero, tutti morti. Vendici auto, telefonare ore passi, chiedere di franco. L'auto in questione è urtata, strisciata e un po' ammaccata. Mangia tranquillo, fra. Si affitta l'abitazione del terzo piano, la signora del secondo la fa vedere a tutti. Immagino che si tratti dell'abitazione. È una gallina! Una gallina. Già così piccolo, già drogato. Sì. Milomi, annuncia con Milomi. Abbina bene. Ma ce l'abbiamo un po' di veleno per topi? A scioglierlo nel latte appena appena. Lo diciamo tutti tranquilli. Milomi, questo è il mio lavoro, mi. Ditta leader nel settore, cerca giovani aiutanti. Per sfilate d'intimo maschile, e già vado bene, mi. Richiesta ottima presenza, portamento macio e ci siamo, mi. Milomi, altezza minima 1,80. Per 2 centimetri non ci posso andare, mi. Maledetti. Cercasi esperto in bioinformatica con solide basi di ingegneria genetica, ambientale, civile e costruzioni. Diplomato in odontoiatria e o psicologia contemporanea. Specializzato in dattilografia e meccanica termonucleare. Richiesta conoscenza di almeno 5 lingue parlate, 3 scritte e 2 mimate. Auto, moto, tir, munito per consegne pizza a domicilio. Ce ne vogliono una o due di specializzazione di cosi. Maledetti. Milomi, questo è il mio, mi. Cercasi superdottato. Con resistenza al coito di almeno 3 ore e me ne avanza. Esperto in preliminari, taoismo e massaggi shiatsu. Il cazzo. Astenersi per di tempo, e già lo credo, 3 ore ci devi rimanere sotto. Ehi, ma questo ci vado, mi. Questo è il mio lavoro, mi. Chiedere di Mario. No, non ci vado. Non è cosa. Sai fare qualcosa? Fallo e non ci rompere i coglioni. Vuoi guadagnare 30 milioni al giorno standotene comodamente a casa tua? Noi abbiamo quello che fa per te. Ci arriva direttamente dalla Colombia. A posto siamo. Non è... non è cosa di... mi, che mi sono lasciato il cellulare dietro, mi che arrivo subito, mi. Nel frattempo, se avete il tempo, strozzatene un paio, mi dato... Pronto, Mariuccia? Cosimo sono. Chiamato l'hai, Roberto. Come sarebbe a dire l'hai chiamato e non l'hai trovato?
Perché tu devi fare come faccio io con i miei amici? Per trovarli a casa li chiamo alle 3 di notte. Già è vero che non c'ho più amici adesso. E già non fa niente, già arriverà da solo. Tito! Milomi Mario, è arrivato. Cosimo? Mario, è arrivato, chiudi che già ci sentiamo. Tito! Mario, chiudi che già ci sentiamo. Cosimo, sei in casa? Mario, stanno suonando, deve essere il Roberto. Tito! Mario, ci sentiamo un altro giorno. Mario, chiudi adesso. Cosimo! Mario, ci sentiamo un altro. Tito! Mario, è Creba! Avanti che ha aperto. Si può? Avanti. Ah, ah, ciao, sì, Cosimo. Roberto, già era un gioco. Con la chitarra ne sei venuto. Ecco, ci facciamo una spiaggiata, ci facciamo. Cosimo, sono qua. Caspittina, già ti ricordavo più smilzo me. Cosimo, sono qui. Non mi toccare me. Guarda che ti spacco il culo. Ma scusa, sono qua, sono Roberto, sono qui. Cosa c'è? Guarda che ha fatto full contact con me. Ah, smettila. Cosimo, sono Roberto, sono qua. Non ti avevo conosciuto, non ti avevo. Eri girato da quella, no? Aspetta. Ciao. Roberto, già era un giorno. Sì, già ti sei fatto. Hai visto? Fatto ti sei. Che simpatico. E tu? Novità, novità. C'è una grossa novità. Ma dai, non mi dire che ti sei sposato, eh? No, è chi mi carica a me, no? Già è vero. Mi sono preso un cane, adesso te lo chiamo. Un cane? Dov'è? Ma scusa, questo qui lo chiamo per il cane? A ultrasuoni, lui già lo sa. A ultrasuoni. Cazzo, gli sarroni, Cosimo. Che c'è, Fufi? Che c'è? Che c'è, Fufi? Che c'è? Prendi la Fufi! Prendi! Che c'è? Che c'è? Cosa c'è? Lascialo che mondezza. Una creatura hai fatto. Quindi lui sarebbe il tuo cane. Odore di pesce ha sentito me, non è vero. Mi ha tirato una testa. No, Fuffi. Scusa, ma mi spruzza i pantaloni così. Lascialo fare che siamo in estate, anche lui deve spruzzare appena, no? Non è che. Sui miei pantaloni. Già sembrano alla moda poi. Ma cosa sta facendo? Boh, poveraccio, c'ha una crisi, c'ha le crisi epilettiche. Ah, ho capito. Ascolta, toglimi una curiosità, questo cane. A babbo. Ma... Cos'è babbo? Questo cane, dimmi. No, dico, così, guardandolo, non riesco a capire di che razza sia questo. Questo cane. Qui? Questo è mezzo Rottweiler. Ah, mezzo Rottweiler, ok. Questo è anche mezzo Pitbull. Ah, quindi mezzo Rottweiler e mezzo Pitbull? No, anche mezzo Chihuahua, appena. No, scusa, cioè, come fa a essere mezzo? È mezzo alano pure, questo qua. Questo qui. È anche mezzo bastardo. Cioè. Dicevo io che era bastardo. Sì. È un bastardo. Fuff. Sì. Uff. Fammi vedere quanto sei bastardo. Uff. No, scusa, mi fa paura. No, ma sei bastardo veramente, scusa, ma... È un bastardo, se te l'ho detto. Ma sei sicuro? Lo posso accarezzare? Accarezzo, guarda, un'altra crisi, cioè, da che non è niente. Ma che bel pelo morbido che ha. Si vede che tu gli fai gli sciampini, lo lavi spesso, sì. Ogni sì. Tanto già ce l'ha qualche animale addosso, ma... L'altro giorno me ne è tornato a casa con una zecca a me. Così grande! Questa era la testa, c'era lui sulla zecca. Ma c'è un animale di compagnia. Vabbè, almeno quello. Dico. No, lui no, la zecca. Lui è una sociale, la zecca ce l'ho in garage, ogni tanto scendo, mi lava la macchina, lei già è tranquillo. Pocherino, eh? Pocherino. Ho capito, Fuffi. Fuffi? Fuffi. Andato ci sei a farmi quei versamenti alle poste. Questa me la devi spiegare, però. Vienine qua. Vienine qua. Oh.
Sotto non fammi come... Cosa ne hai fatto dei soldi che ti ho dato per pagare le bollette? Ce l'ha bevuto. No, ma dai, scusa, tu gli dai soldi per farti le commissioni e questo se ne va al bar a bere. È un alcolizzato questo. È un cane da caccia, questo qui. Ah, sì? Questo è un cane da caccia. L'altro giorno è tornato ubriaco, mi ha cacciato tutto il divano, mi ha cacciato. Che schifo. Fuffi, Si fa, ma perché c'è questo orecchio così storto? Che... Fuffi, Adesso te ne stai buono buono in un angolino che se no Cosimo ti prende a ginocchiate in bocca. Ma dai, non è il caso, Il cane va educato, se no cresce... Vai tranquillo. Fuffi. Ah, accomodiamoci, va. Dimmi dove sei stato tutto questo tempo, Roberto. Dimmi. No, niente, io ho fatto un po' il giro del mondo, sai, la professione, così, niente. Adesso sono rientrato stamattina dal Messico. Il Messico è bello. Sì. Il Messico è bello, Sono rientrato dal Messico e niente, ci sono tante cose belle in Messico. La cucina messicana è rinomata. La cucina messicana. La cucina messicana è... E lì, beh, mica c'è la corrente lì, Le ditine. Bagnatele prima, però. Se no non c'è da niente, non è... Niente, dicevamo della cucina messicana, no? Che fanno tante cose, La cucina messicana è rinomata. Fanno delle cose buonissime. La cucina messicana è rinomata. Fanno... La cucina messicana fanno tante cose, tipo... ad esempio fanno i tacos, no? E poi fanno i puntas. No, scusa, cioè... Bambino, per cortesia, anche tu, che c'hai i baffi. Bambino coi baffi. C'è la corrente davvero, Belibè, poi veramente... Anche te uno parte... Ha visto la corrente cosa gli ha fatto a lui? Lui c'ha 7 anni, c'ha. Non è che... C'è la corrente, Belibè. Non è per voi, no, io anzi mi farebbe anche piacere. Però... È per lui che poi c'ha un assorbimento di corrente troppo, capito? E si stacca tutto. La bagaccia tua, mi sono cagato. Per destare l'attenzione. Niente, dicevamo della cucina messicana che fanno... La cucina messicana è rinomata, è un po' piccante però. È un po' piccante. Ma vuoi sapere cosa fanno la cucina messicana? No, ma ne fotte niente di quello che fa, la verità. Vabbè, allora andiamo avanti. Ma ad esempio fanno tante cose buone, no? Già ne fanno... Però, di massima così, è piccante la cucina messicana. La cucina messicana è piccante. Però è anche un po' pesante. È pesante per... Fufi, guarda che oggi finisci nel sugo, allontanati dall'immediatamente, forza, a vedere se oggi possiamo permetterci il lusso di coso. Spittina, maledetto, allontanati da lì che ti ho visto. Spittina. Dimmi questa cucina messicana. No, dicevamo che è molto piccante, è no? Piccante molto... è piccante. Pesante, però. Fuffi! Adesso scendo in garage, prendo quella sega circolare che ho e te ne taglio le zampe all'altezza dello stinco. Così abbiamo risolto il problema dei piedi d'agnoni. Poi a te ti leggo le rotelle, ti attacco la macchina e ti faccio fare la 131 da ritorno a 300 all'ora. A vedere se ti passa la voglia di fare lo stravagante. T'ho detto, allontanati immediatamente da lì. Spittina. A vedere se qua facciamo permetterci il lusso di coso. Spittina. Dimmi questo Messico. Questo Messico così, no? Questa cucina così... Piccante. Speziata, proprio. Speziata. Pesante. Fuffi. Oh, Marco. Adesso scendo in gamazzino, prendo quella siringa grande che ho e ti faccio una puntura d'aria, ti faccio, a vedere se con l'embolia ti passa la mania. T'ho detto, allontanati immediatamente da lì, a vedere se oggi mi illumini l'infartino. L'infartino? Cosimo, da che non è niente, rilassati, da che non è niente. Respira, respira.
Fasciatomi di un trovio proprio. Aggiungi. Oh. E dimmi questo Messico, dimmi. No, dicevamo della cucina così piccante, no? Così speziata proprio. Pesante la cucina. Allontanati da lì immediatamente, che se no adesso il signore ti caga addosso, io forse. Piacere, salve. Piacere, Scandellari. Cosa c'è? Ho capito. Dai, non essere così triste. Ci sono qua io per aiutarti, eh? Dai, fammi un bel sorriso, eh? Mamma mia! Buonasera, dottore! Buonasera! Piacere, Lamberto! Salve, Scandellari, piacere! Ho capito, vabbè, Lamberto, io sono Lamberto! Scandellari, piacere, ho capito! Lamberto! Vabbè, ho capito il nome, ma il cognome? Il cognome! Che simpatico. Sigarette c'hai? No. Che sigarette c'hai? Marlboro Light? No, no. Sigarette c'hai? No. Che sigarette c'hai? Marlboro? Non ce l'ho. Che sigarette c'hai? MS? MS blu? MS red? No. MS yellow? MS brown? MS black? Ho capito, ma non ne ho. Spiccioli c'hai? 10.000 lire ce li hai? No. 50.000 lire ce li hai? 100.000 lire ce li hai? Ma no, ma poi non esistono più le lire adesso, no? Ci sono gli euro. 100.000 euro ce li hai? 100.000 euro. Cerchiamo di non... Che me ne vado, ma dove vai, Lamberto? Mi suicidio. Stai attento, Lamberto. Mandalo dal padre, no? No, c'è le sigarette c'hai? Mamma mia! Spicco c'hai? E quanto c'hai? Mille chiavi alla macchina, mi... Mille fumende, mille... Sigarette c'hai? Cosa c'hai? Benson & Johnson? Una a me... Una a mio fratello... Una a Gesù... No, Gesù non fumava, ma gli apostoli sì, e dalle 12. Ma quante sono? Poche sono, mi dà, già mi bastano per oggi e domani stesso. Teda. Quello se te le brucio, ti vedi a cieco. Esa, fammi un giro, mi dico, mi, loro fumando dietro me. Fammi il primo piano. Che brutto, signora, ma che sono bellino io. Chi sei tu? Come ti chiami? Quanti anni hai? Dammi tutte le sigarette che hai. Allora dammi il portafoglio. Dammi la macchina. Dammi qualche cosa. Uno schiaffo, dammi. Quello me lo dammi, il vincolare. Non ci vuole molto, mi ha detto. Esci a vedere dietro chi c'è. No, dammi la pinzetta. Dammi la pinzetta, questa è mia, mi dammi. Ma è in pandan col golfo, capisci? Ma la metto qua e te la do domani. Esci a vedere lì. Ando tu. No, non c'è niente.
Lamberto, ce la fai? Ce la faccio, voto! Tutto bene! Drumen, dice Andrè. Eh? Andrè, così. Hai voto, cosa cazzo vuoi? Lamberto, per cortesia, eh. E poi te l'ho detto mille volte, non devi disturbare gli altri pazienti, eh. Poi sono tutti pazienti, cioè. Certo. E poi magari però, magari ne trovi uno che si gira un po' le cose, no? Magari ti dà un cazzotto in faccia e ti spacca tutti... No, cioè... E comunque te l'ho detto anche mille volte che fumare fa male, perché il fumo provoca malattie cardiovascolari, lo sai? E il fumo provoca tumori. Tumori! Hai un dottore, cosa cazzo vuoi? Ora sì! Per favore, io sono sempre il primario di questa clinica, un po' di rispetto. Primario, sì! E il primario, sì. Controllami le morroni, ti va. Che ne ho tre, ma mi gabbo. Non fa sedersi, no. Lamberto, per favore. Quelle te le schiacci da solo in camera tua. Oh, guarda che bellino questo, eh. Bello. Questo serve per fare il test. Ma tu non ti devi preoccupare, perché adesso facciamo un piccolo test. Un testicolo. Un test piccolo. Un test piccolo. Ma che piccolo? Se lo dici però tutto attaccato sembra un'altra cosa. Lamberto, per favore, oh. Allora, io adesso ti darò questo ventaglio e tu mi farai vedere come lo usi. Questo ventaglio? Certo. Adesso non viene bene, mi dottor, fra una mezz'oretta. Perché? Perché mi bevo un caffettino, sigarettina, trick e se mi ci scudo una bella cagata e poi con questo pam e mi pulisco tutto quanto. Lamberto! Non va bene! Non va bene! Non va bene no, perché è carta grossa questa, è graffia! Ma no, non va bene perché questo non è l'uso che si fa del ventaglio! E vieni qua! Lasciala lì! Quella per la fortuna. Finché ti parte di testa ti rovina quella. Guarda, ti prende. Lasciala lì che sta venendo dal dottore, che poveretto ne ha bisogno di fortuna. Stai attento che non venga da te che c'hai corrente qua, che passa tutto la. Che c'entra di tutto. Dottore, quindi non sono guarito. Allora dottore, prima di andarmene, dottore, le canterò. Le questo canterò una canzoncina, Lamberto. Dai appena. Ma cosa dai appena? Appena solo. Ma no, siamo in pubblico. 10 minuti, giratevi. Lamberto. Ma 10 minuti sono. No. Sono in servizio. Basta. Dai, ti do 10 euro. Ma no, almeno 20. La chiave non ci viene. Vieni bella bene. Sali! Dottore! Morto! Ecco, l'abbiamo convinto ad andare via con l'alito pesante. E chi era questa? Quella mi pronta che? Sì? Boh, rotta, distrutta. Il signore l'ha presa al volo. Santo, i denti erano già rotti. Sta venendo da me e tu l'allontani. La parte. Dottore, allora io vado via. Però prima di andare via. Ancora con questa lumacchina. Allora vado via subito. Però prima di andare via, dottore, le volevo cantare una canzoncina. Che l'ho scritta io e l'ho incisa nel mio ultimo CD. CD. Che si intitola. Non avevo dubbi. E il pezzo si intitola. E boh. E il pezzo fa così. Finito. Finisce così. Poi giri l'atto e si, ecco. Nel CD, giri l'atto. Cosa giri nel CD? Se lo butti a finestrino e continua lui. Fammi crescere del dito avanti, te ne prego bambino Gesù. Sono 16, non sono poi tanti. Sono caduti la bagaglio. E non è guarito comunque, non ce l'ha fatta. Avanti il prossimo. Avanti il prossimo, su. Allora,
Cazzo, sono di gente proprio, eh? Che carini! Quello non molto, però. Salve! Io è poco e feo! Allucina, vero signora che se ne intende? C'è della gente che se ne va in giro ed è ridicola! E non se ne rende conto neanche. Allucinante quello. Vabbè, sei un cesso, guarda. No, adesso stiamo esagerando però, eh. Ma Richard Ginori, cioè non è che era. Presatela! Eh? Te l'hai presa? No, te la prendere se sei un cesso! Almeno qualcuno ti caga! Dottore! Sì. Ma lei è nuovo? Eh? È nuovo? Io sono nuovo. E non mi ha conosciuto? No, io non l'ho mai vista, sinceramente. Non le legge i giornali? Sì, ma lei non l'ho quelli mai visto. Quelli porno, ne legge? Dottore, io sono un supereroe. Il palanchino della giustizia. Il paladino della giustizia. Il difensore dei deboli e dei cipressi. Dei deboli e degli oppressi. Il terrore dei mal di denti. Dottore, io sono niente poco di meno che Super Josh. Super Josh. L'idolo delle donne. Vero signora, lei ce l'ha il mio poster in camera? In quello bagno. Senza veli? C'ha quello in bagno, quattro veli. Non c'era, vabbè. Dottore. Sì. Sto entrando in risonanza. Dottore, dimmi, c'ha fame? Josh, eh? C'ha fame? Un certo languorino? Bravo, un certo languorino. Se lo assaggia un pezzo di pizzetta, dottore. Ce l'ha anche al gusto quattro formaggi, sa? Stuzzica la voglia, proprio. No. Per favore. Non faccia complimenti, tutta roba biologica questa. Ma che schifo, per favore, dai, non mi fa venire la nausea, anzi, guarda, mi fa passare anche la fame. Ci faccia violenza, dai, veniamo contentino. Vabbè, dai, cerchiamo un altro lido. Mi fate vai. Passare, per favore, grazie. Attenzione che mi cavo sulla folla inerme. Guarda questo bel ragazzo, guarda! Questo lo pettina, la bottigliata a casa. Le prime, dal basso. C'è fame, bello bene. Te lo assaggio un pezzo di pizzetta? Cos'è? Tre ne vuoi, guarda. La pizzetta così, c'ha dei problemi questo ragazzo. Arrotolata, ma quella è tipo la spianata, come del formaggio fuso, eh. Vabbè, sarà per un'altra volta. Guarda questo bel signore che ha rinunciato alla tovaglia e si è fatto la camicia, guarda! Ecco c'è il codazzo! Attenzione che mi avvento! Tutti impauriti però! Bello bene, è la tua ultima possibilità! È un treno che ti passa davanti! A me mi è passato sopra, però lo prendo! Te lo assaggio un pezzo di pizzetta? Eh? No, sicuro ne sei, lui la tua ragazza? Con la gamma. Se vi servono pizzette, se vi dovete sposare per il catetering, quello nuziale, mi chiamate. Lo lascio il biglietto. Lo lascio a lui. Ascolta, tu dimmi una cosa, dove sei tu? Bravo, vi do un pezzo di pizzetta! Ascolta, la incarto o la consumi qua? È perplesso. La incarto, benissimo. Ascolta, dai, fatemi un tappeto, così mi... gettatevi. Ecco lui che è rimasto qua. Mi fai salire, bello bene. Grazie, troppo buono. Ehi, non scendere, no, che sennò è tra... Persone, va. Distribuita a destra e a manca. Ma quando? Prima, nel camerino. Ah, ecco. Lo sai qual è il problema, caro Super Josh? No. Che al giorno d'oggi va di moda la pizza al metro. E allora è finita, bro. Veramente, no. Vabbè, comunque adesso facciamo il test del ventaglio. Aiù. Adesso io ti darò questo e tu mi farai vedere come lo usi. Sì, grazie. Questo cos'è? Un ventaglio? Certo. I fondi mi hanno tagliato? Sì. E cosa ne faccio di questo? Lo chiedo a voi. Io con questo mi ci incarto le pizzette, no? Così per il signore gliele diamo anche... Sono guarito? No, non sei guarito. Posso andare? Puoi andare. Esco fuori, arrivederci. Via, libero! Libro! Mamma mia. Io
Sono il diavolo, cagadolo! Temendo stai, no? Fermo, zitto, Milomi! Milomi, aia! Cosa c'è? Cos'è successo? Cos'è? Mi sono reincarnato! Lo senti l'odore di zolfo? Beh, io sento un odore particolarmente... Zolfo guasto, e ce l'avevo da un periodo. Io sono il diavolo e adesso mi insinuerò tra la folla un'altra volta per possedere un'anima vergine, cazzo, abbiamo imbagliato loro, non è cosa, da torno domani a vedere. Totò, sì. Non ce n'è più di... Fermo! Zitto, Milomi! Milomi! Aia! Cos'è successo? Un'altra reincarnazione? Sì. Ma mi pare che adesso l'otto mi sono reincarnato addosso. E adesso tocca stendere la mutanda. No, no, semmai tocca lavare la mutanda adesso. No, io domani mi cago torra, cos'ha? Poi a me mi piace croccante la mutanda, capito? Leggermente dorata in superficie, notò. Fa da cricco, fa da crocca. Basta. Basta con queste porcate. Mica, no. Sono il diavolo, io mi faccio... Sono il diavolo. E basta anche con questa pagliacciata. Mica, che... sono il diavolo. Ma quando mai il diavolo si concia così, in maniera così ridicola? Io sono il diavolo! Ma no, no! Io sono il figlio di nessuno! Un'infanzia di merda! Il diavolo è tutto rosso, E poi il diavolo fa... Io sono il diavolo! Con queste corna enormi, dai, tu c'hai due mollette! La voce deve fare paura, capito? Ma no, così fai ridere i bambini, eh? E poi il diavolo, Il diavolo. Non ridono più. E dopo un po' si girano le balle anche loro, scusa. E poi il diavolo c'ha una coda enorme, sono lunghissima questa coda, proprio, capito? E tu qua non c'è nulla, Perché stai guardando dietro? Io la coda ce l'ho davanti. Ma... E mi coda, mi cucù! Alte scene in punta che ti porta a stintino. Passiamo alla strada nuova, scorrimento veloce. Dai, per favore, ho Belzebù. Belzebù è tuo fratello. Parlami bene che io non ti sto parlando male. Lucifero. Lucifero mi ha già mi aggrada. Ah, ecco, Lucifero. Comunque, adesso basta con questa cosa qua del diavolo, adesso facciamo il test. Facciamo un test. Facciamo il test del ventaglio. Del ventaglio. Io ti darò questo e tu mi farai vedere come lo usi. To. Questo? Tanto, Ghizzi è proprio... Non ce la fa più. È impossibile che guarisca. Già ci voleva. No? Che sotto il riflettore c'è caldo. Ma scusa, ma tu il ventaglio lo usi così? Non va bene. Ma non va bene, no. Chi è il primario qua? Tu. Sono io il primario, quindi lo so molto bene come si usa un ventaglio. Guarda, te lo faccio vedere io. Il ventaglio si usa così. Si tiene così fermo e poi si fa così. Avanti il prossimo! Io sono Maffeus. E io sono Trinity, quella un bebona che c'è nel film. Vabbè, lì c'è il trucco, capito? Però con un po' di gelatina. Io sono Maffeus. Me lo ricordo. Sogna Baranoia che giocavi nell'Inter. Era un bel forte, quello tedesco, ogni agabo, di testa, con la traversa in pieno, ne buttava la porta. Maffeus. Ah no, Matteus. Io sono Maffeus. Maffeus, barone.
E finalmente ho trovato l'elettrodo. E va. Ma sicuro ne sei? Certo, l'ostacolo me l'ha predetto. E che cosa te ne avrebbe predetto? Che avrei trovato l'elettrodo. Salve! Io sono l'elettrodo. E che carino questo elettrodo. Ciao. Ciao. Non ci siamo già visti da qualche parte? Non lo so, bella be, è un po' che non vado a puttane. Ma le macchine sanno che lo cercano e piazzano la cimice nel corpo di Nero. Dove sono? Sei sulla mia nave, la Nabucco del culo Donosor. Neo, tu hai una cimice. Milomi, lo sapevo che quella mignota avrebbe attaccato qualche animale. Ma no, la cimice è un apparecchio onde elettromagnetiche che serve alle macchine per stabilirne la tua posizione. Mm. Adesso sollevati che te la togliamo, la nostra tecnologia avariata. Vai. Eccola. Milomi? Sto spostando. Sto spostando. E dietro, dietro, corri, abbassa tutto che la prendiamo, vai. Corri però. Vanti. Meno male, mica. Ma si godeva mai a scappando stava. Invece, piccola presa, si è sentito anche. Hai sentito tu? Tutin anche se. Allucina. Scappando stava, invece. Ecco, vedi, Neo. Questa è la cimice che avevi all'interno del tuo corpo. Senza questa, le macchine non ti potranno localizzare. Anda piano. Se le posso fare un appunto? Sì. Quella non è una cimice, no? No. Quello è un coglione. Il mio coglione. E si chiama Pietro! Potrà correre su di noi, piegarne un cucchiaio, schivarne pallotto. Allora, correre sui muri non viene bene, che mi hanno appena operato. Varicocele. Mica mi si è incastrato. Piegare il cucchiaio. Milumi. Stoendo. Ehi, Miss, anziché impegnarti a piegare, ti impegnavi a raddrizzarne qualcosa, che come donna c'ho le mie esigenze. Che schifo. Chi? Tu, Maru. Ti piaccio, eh? Mi fai. Ma tu vuoi solo il mio corpo, di la verità. Sì, lo voglio il tuo corpo, però cremato in un'urna piccolina. Piccolina? Da portare sempre con te? No, da usare come posacenere. Come posacenere? Allora diventa più grande dopo, non c'è più spazio. Diciamo. E dopo come fai a riconoscere quella che sono io da quello che era una sigaretta? Non me ne fotte nuda, bro. Tanto poi prendo e butto tutto nel cesso. Allora mi sei affezionato un po'. Parecchio. Che carino. Non macchio. Ascolta, mi porti a mangiare fuori? No, bella beh, io ti posso. Dai, portami da quello che c'è il carrozzone al quadrato. No, facciamo che ti porto a Capocaccia. Ah, molto romantico Capocaccia, sì, sì. E da voi ti si lampo. Davvero? Che carino, non me l'aveva mai detto nessuno. La famiglia Massimo Toppone, culo di Piombo, Roberto, Alessandro, Annalisa, Isabella, Annalisa, no, Isabella Michele. E Michele. Tu non mi dici mai. Giovanni. Giovanni. Ragazzi, c'è. Eh?
Grazie. Ciao, grazie.